Donne a Cava si raccontano nel giorno della donna, l'8 marzo, un momento significativo per fare un po' il punto della situazione di quello che la donna rappresenta oggi e quello che vorrebbe rappresentare attraverso poi dei racconti che sono stati analizzati da una attenta giuria. Annalisa Della Monica è il consigliere delegato alle pari opportunità che ha ideato qualche tempo fa questa occasione di confronto con la realtà, con il pianeta donna. Oggi la premiazione, una partecipazione intensa di pubblico, ma soprattutto anche di partecipanti al concorso. Sì, allora infatti siamo alla terza edizione di queste Donne a Cava si raccontano. Questo era un concorso indirizzato a donne sia italiane che straniere che si rapportavano sul territorio cavese, che in un certo qual modo avevano un legame con la nostra città. Siamo stati molto contenti quest'anno perché ci sono stati molti elaborati, tra cui c'è stata anche una giovanissima di 14 anni che ha partecipato. Quindi noi vogliamo che attraverso il racconto, proprio con il raccontare, con lo scrivere, sia proprio l'inizio di superare ogni disagio, quindi ogni barriera. Quindi è bello raccontarsi perché attraverso questi racconti noi abbiamo scoperto anche che tra le mura familiari è dove si insidiano più violenze, quindi bisogna avere anche il coraggio di denunciare queste cose, e quindi questo è un primo passo attraverso questi racconti, appunto per poter quindi passare ulteriormente alla denuncia.